Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Questo video è un riassunto della serie di seminari su Studio One 3.5 che ho tenuto qualche settimana fa alla SAE di Milano e alla NAT Academy di Napoli. Ho deciso di farlo per diffondere a mente fresca i concetti spiegati anche a chi non ha avuto modo di partecipare. A differenza del seminario di 2 ore, farò dei reminder ad altri video che trattano gli argomenti già visti su questo canale per evitare quindi inutili ripetizioni. Come molti di voi già sanno, vengo da una decennale esperienza con Cubase come arrangiatore sound designer, sound engineer e mastering. Lavoro anche per pigrizia su OS X e non su Windows, cercando di limitare al massimo gli aggiornamenti e gli upgrade quando il sistema DAW funziona e mi permette di lavorare su diversi progetti in un lungo termine. Tempo fa mi trovai, come molti di voi penso, a dover fare un aggiornamento forzato alla tecnologia 64-bit, soprattutto per poter accedere alla totalità della RAM a disposizione e per il tipo di processing offerto dai nuovi sistemi operativi, quindi da OS X in questo caso. Nonostante Cubase 6.5 all'epoca funzionasse ancora sul nuovo sistema, mi sembrava logico aggiornare alla 7 e quindi anche alle successive. Purtroppo le nuove versioni su OS X non sono state performanti quanto la versione 6.5 riusciva ad essere con il mio modo di lavorare, quindi con il mio workflow personale. Non è quindi un discorso generale, ma relativo soltanto al mio modo di approcciare la DAW. Cercai quindi di ricreare il mio setup prima su Logic, ma la versione all'epoca disponibile non era in grado di supportare il workflow che utilizzavo, e quindi a ricreare il mio setup, andando però in over già con la metà degli strumenti che utilizzavo su Cubase. Provai ad utilizzare Ableton, ma non riuscii ad abituarmi all'interfaccia né al modo di lavorare la latency e il routing interno. Lo stesso accadde con Reaper, anche se reputo comunque Reaper una DAW eccellente come funzionalità. Tralascio Pro Tools perché lo utilizzo normalmente per lavoro e per un fatto di compatibilità, ma non riesco ad avere un workflow comodo comunque. Approdai quindi a Studio One 3 grazie anche al consiglio di alcuni fonici americani con cui stavo collaborando e con cui mi vedevo in quel periodo, per cui potrei citare Fabrice Dupont, ma anche altri studi di mastering che lo utilizzavano, poi vi spiegherò perché. Approdai quindi a Studio One 3, probabilmente se avessi fatto questo passo prima provando la versione 2 non sarebbe stata la mia scelta principale, costringendomi a rimanere su Cubase 6. Studio One 3, una volta lanciato, riusciva a supportare bene il mio workflow e più stabile rispetto ad altre DAW, soprattutto aggiungendo tecnologie e feature che gli altri ancora non avevano neanche pensato. Li vedremo poi successivamente in questo seminario. Per quanto mi riguarda, amo fare il mio lavoro in un certo modo, cercando di crearmi una situazione comoda e rapida. Questo è riconducibile alla flessibilità di routing e al numero di click che devo fare per raggiungere il mio scopo, quindi ridurre al massimo i tempi di lavorazione facendomi concentrare al meglio su quello che sto facendo. Pensare ancora nel 2018 che una DAW debba somigliare nella configurazione e nel routing alle controparti hardware mi è sembrato sempre anacronistico. Siamo in un mondo digitale che può emulare l'analogico, ma che può anche creare soluzioni inedite impossibili da realizzare su un mixer vero, quindi reale. Complice di questo passaggio repentino anche la possibilità di caricare all'interno di Studio One i key commands di Cubase, di Pro Tools o di Logic. In questo modo ti trovi sotto le dita le funzioni più semplici che avevi già imparato sulla DAW precedente e quindi il passaggio diventa meno traumatico. C'è un discorso di base da fare, per cui chi viene come me da anni di esperienza su un'altra DAW non ha vita semplice ricominciando da capo, e quindi l'apprendimento di un nuovo sistema, anche se migliore, l'occhio soprattutto fa fatica a riconoscere l'interfaccia grafica, ma Studio One in questo caso ci permette di configurare l'interfaccia principale rendendola simile sia a Pro Tools sia a Cubase. In questo modo l'approccio diventa meno complesso. Ovviamente anche la colorazione della DAW può essere impostata all'interno delle preferenze. Vediamo quindi in breve cosa Studio One Pro fa rispetto alle altre DAW. Iniziamo con un workflow tipico di chi arrangia. Diciamo un sistema quindi carico di instruments virtuali e aperto e pronto, disponibile per essere suonato anche al volo. Ossia, iniziamo quindi a vedere il mio modo di lavorare, il mio workflow. Normalmente quando arrangio un brano ho necessità di avere tanti instruments aperti per poter poi passare
da uno o all'altro mentre sto scrivendo e quindi non doverli caricare di volta in volta all'interno della song. Questo velocizza il lavoro e quindi mi permette di scegliere i suoni immediatamente mentre scrivo. In questo momento ho aperto la song che avete già ascoltato su YouTube, che è l'arrangiamento di Stranger Things, scritto completamente con i Virtual Instruments di Arturia. Quindi sto utilizzando tutta la suite di Arturia con una grossa quantità di instruments. In questo caso mi sembra ne sto utilizzando una trentina. Ve li metto qui sotto, eccoli qua, li vediamo qui. E non ascoltare poi ritardo, vedremo poi il motore audio come funziona, che mi permette di andare in play con un buffer molto alto, ma che mi consente al tempo stesso di poter registrare le parti MIDI senza avvertire latenza. Vedremo dopo come funziona il motore audio. Intanto andiamo in play ed ascoltiamola. Il tutto funziona egregiamente con una grossissima parte di programmazione che noi vediamo qui registrata. Ogni traccia instruments segue quindi una sua programmazione sia nei cutoff sia nei segnali di volume che sono programmati. Con la lettera A nascondo la programmazione o la riapro. Il test in questo caso, come vi dicevo, raffigura una reale situazione in cui io necessito di avere tanti strumenti aperti che mi permettano di suonare velocemente. Io non avverto assolutamente alcun tipo di latenza. In questo caso introduco già il motore audio di Studio One. Consideriamo che questo tipo di song, quindi di configurazione, non riuscivo a realizzarla su un'altra DAW senza dover uccidere completamente il processore, ma soprattutto dover sopportare poi un certo ritardo mentre suonavo la tastiera MIDI. Andiamo alle preferenze. In questo momento sto visualizzando la configurazione audio della mia scheda audio, in questo caso è la Fireface UFX. Sto utilizzando due tipi di buffer, uno in ingresso che lavora a 32 samples e che mi dà 1.6 millisecondi di ritardo, quindi è praticamente inavvertibile. Potrei scendere a 16 e raggiungere gli 1.3 circa, che più o meno è il tempo di latenza che offre la piattaforma HDX di Pro Tools, ma anche 1.6 è estremamente accettabile. Mentre in fase di playing il motore audio di Studio One lavora con 2048 samples, quindi con un round trip totale di 290 millisecondi. Tutto questo è aggravato non solo dagli instruments, ma anche dai plugin che ho caricato nel master e nel mix e che ovviamente stressano ulteriormente il processore. Nel caso specifico sto utilizzando diversi equalizzatori, uno SparkVerb della UVI, eccolo qui che abbiamo già visto in un altro video, il FabFilter Pro R, anch'esso già analizzato in un video, e il mio emulatore MT preferito, il PSP2445. Ognuno di questi effetti è in mandata con i pad, il synth, il basso e con gli effetti che avete ascoltato. Il tutto viene poi processato in un master che contiene un compressore multibanda e finisce poi nell'uscita generale che contiene una piccolissima sezione di mastering. In questo caso i plugin utilizzati sono T-Rex Master EQ, FabFilter Saturn, Nebula con Rose caricato all'interno, uno dei miei compressori preferiti in assoluto, e infine lo Stealth Limiter di K. Ognuno di questi plugin pesa parecchio sul processore. Andiamo a vedere quanto pesa in realtà. Cliccando su Performance ci permette di analizzare lo stress totale della CPU. In questo momento sta lavorando al 96%, ma non clippa perché appunto sto esagerando. E cliccando su Show Devices riesco a vedere il reale consumo e latenza
relativa di ogni singolo plugin aperto. In questo momento infatti vediamo che il DX7, nonostante abbia un 0.1 millisecondi di ritardo, prende già un 20% di processore, il resto se lo prende Saturn. Poi vediamo il Matrix, che ha però un 2 millisecondi di latenza, ed infine il Nebula 4, che accumula ben quasi 50 millisecondi di latenza. Ma lo Stealth Limiter, quello più pesante, che si trova alla fine della catena, occupa 104 millisecondi, per cui abbiamo un totale di 159 millisecondi calcolati in questo momento, ma che vengono compensati egregiamente dal motore audio, quindi non vengono avvertiti in fasi di monitoring sia MIDI sia audio. Questa è la vera potenza del motore audio di Studio One 3.5 e che non è possibile ricreare sulle altre DAW. Il motore audio inoltre funziona molto bene anche su macchine più obsolete. Durante il seminario infatti ho utilizzato un MacBook Pro 2011 con un i7 seconda generazione, 16 GB di RAM, OSX 10.11 e il Captain e un hard disk SSD. Mentre in questo momento sto utilizzando lo stesso identico workflow su un vecchio Mac Pro del 2010 con un Xeon 6 Core, 32 GB di RAM, OSX 10.11 e sempre tutto installato su un hard disk SSD. Le prestazioni potrebbero addirittura essere decuplicate sui nuovi modelli ora in commercio. A parità di macchina, quindi, la gestione audio viene ottimizzata su tutti i core, meglio di come fa Logic stesso e che dovrebbe essere figlio della tecnologia Apple. Questo genere di tecnologia era già disponibile da parte di Presonus da un paio d'anni per chi utilizzava però esclusivamente schede audio Presonus, mentre ora funziona su qualunque tipo di scheda audio. Infatti in questo caso lo sto utilizzando sull'RME UFX, mentre durante il seminario utilizzavo una Presonus 192 Mobile. Un'altra tecnologia che fa parte di Studio One Pro e solo recentemente anche di Logic è la tecnologia ARA, un sistema di integrazione totale con i plugin di terze parti che normalmente necessita di un processing offline come Melodyne o Vocaline. Proprio Melodyne Essential è incluso nella licenza di Studio One Pro, upgradabile ovviamente alla versione Studio, ma utilizzabile con la tecnologia ARA. Questo sistema ci permette di editare le track vocali o strumenti in Melodyne senza dover far ascoltare le tracce all'applicativo stesso, come spesso accade anche per chi utilizza tempo track mobili ed è costretto ad un doppio passaggio all'interno della istanza di Melodyne o di Vocaline. Per verificare questo sistema cambiamo song, quindi chiudiamo il nostro Stranger Things, lo salviamo. Ed andiamo ad aprire un brano dei Black Jasper che sto missando in questi giorni, che si chiama Way Out. È la controparte, diciamo, audio di quello che abbiamo visto prima, quindi tantissime tracce audio, tantissimi plugin aperti, possibilità di lavorare e di continuare a registrare senza avvertire latenza. Abbassiamo il volume ed ascoltiamolo. Abbiamo quindi un centinaio di tracce audio, una quindicina di bass, 4 effetti in mandata, alcuni effetti sul master, eccoli qua, e sull'uscita generale. Vediamo come funziona Melodyne integrato all'interno di Studio One. Andiamo sulle tracce di voce, ad esempio, anche quella del basso va benissimo. Eccola qua, lead. Abbiamo tutta la traccia. Quindi andiamo nel menu in alto, audio, e facciamo edit con Melodyne. In questo caso Melodyne verrà aperto automaticamente, analizzerà velocemente la traccia, senza dovergli far ascoltare il processing in tempo reale. Stesso discorso per la tempo track, che viene automaticamente assegnata, per cui adesso possiamo entrare nella fase di editing ed iniziare a lavorare in maniera rapidissima. Questo diventa utile perché Melodyne ovviamente è un pitch detecting efficace e quindi ci permette di trasformare ora la traccia audio che abbiamo passato in Melodyne in una traccia MIDI molto velocemente. Aggiungiamo una traccia instruments, la chiameremo Vox, e trascinando la traccia di Melodyne sopra otteniamo il MIDI esatto
di quello che è stato fatto all'interno della traccia vocale. Questo tornerà utile per poter, ad esempio, creare uno score o per, nel caso degli strumenti, anche del basso, ad esempio, creare un sintetizzatore che doppia la traccia di basso con l'esatto timing preciso. Torna utile anche per la batteria. Prendiamo ad esempio lo snare, facciamo un edit con Melodyne, lui automaticamente farà un detecting della sezione percussive, quindi con l'algoritmo adatto all'identificazione di un suono percussivo, dopodiché creando una traccia MIDI sottostante e trascinando la traccia melodizzata otterremo il MIDI del rullante. Ovviamente il pitch non sarà quello esatto riscontrabile sul plugin, per esempio MIDI, che vorrà suonare il rullante, quindi lo selezioniamo e lo spostiamo su e giù con i tasti freccia del Mac. In questo modo raggiungeremo l'esatto pitch in cui suona il rullante. La cosa comoda è che suonerà a tempo perfetto con quello audio, ma anche mantenendo una certa dinamica simile a quella della traccia audio. Lo stesso discorso avviene anche per Vocaline, quindi quando dobbiamo, ad esempio, togliamo Melodyne in questo caso che non ci serve, rimuovi, vorremmo per esempio sincronizzare velocemente due parti di voce, quindi selezioniamo ad esempio la parte cantata, facciamo un edit con Vocaline questa volta, quindi andiamo sempre nel menu audio, edit con Vocaline e inseriamo all'interno, come abbiamo già visto anche in un altro tutorial, la voce guida e la voce coro. In questo caso verrà automaticamente sincronizzata perfettamente alla voce. Una volta fatto, clicchiamo su render e lui immediatamente farà un sync perfetto della parte sottostante del coro. Eccolo qua. Oltre a questa tecnologia è stata introdotta anche una nuova per i plugin VST che si chiama MixFX. Lo troviamo qui in alto su ogni bus, ossia permette l'utilizzo di alcuni plugin in grado di lavorare in modalità multi-channel contemporaneamente. Il primo è sviluppato proprio da Presonus, cliccando all'interno infatti troviamo Console Shaper, oppure la sua versione più professionale CTC Console Shaper 1, eccolo qui, che in realtà è un vero e proprio emulatore di console, ossia emula quindi non soltanto il carattere delle diverse console, come in questo caso appunto una tipo NIV o una più tipo vintage o una combinazione delle due, che abbiamo già visto in un altro video sempre all'interno di questo canale, vi consiglio di andare a vedere in profondità come si utilizza. Quindi, come dicevo, un plugin che emula anche tutte quelle caratteristiche e difetti che proprio le console analogiche possiedono, come il crosstalking ed il noise tipico di alcuni circuiti. Lo stesso tipo di tecnologia è stato recentemente utilizzato anche da SoftTube, eccolo qui con il loro Tape Multitrack, un vero e proprio emulatore di nastro, quindi di registratore a nastro, in grado di emulare in maniera eccellente non soltanto il sound tipico del nastro sul master, ma anche applicato quindi a tutte le tracce di sub, un tipico sistema multitraccia sul nastro, quindi con il relativo crosstalking, quindi tra le varie tracce del nastro, per darci un'emulazione completa come se stessimo registrando su un multipista a nastro. Quindi anche Tape di SoftTube è stato quindi analizzato ed utilizzato più approfonditamente sempre su un altro video che trovate su questo canale. Passiamo ora al routing, la parte forse più interessante che Studio One offre rispetto alle altre due. Un'altra feature che mi ha poi convinto a passare a Studio One definitivamente è quella del sistema di routing interno. Prendiamo ad esempio il canale della voce che stiamo ascoltando, applichiamo come al solito i nostri plugin, quindi il compressore, in questo caso un equalizzatore, un compressore, un multibanda, un effetto, un de-esser e i relativi plugin di ambiente, in questo caso utilizzati proprio in modalità di mandata effetto. Entrando all'interno di uno dei plugin e quindi andando nella sezione di routing, possiamo vedere però come ho utilizzato i plugin in questo caso. Attraverso lo splitter posso suddividere il segnale in ingresso in diversi punti. In questo caso sta entrando nel channel strip della metric halo, da cui utilizza l'equalizzatore, dopodiché viene il segnale suddiviso in due parti, una parte finisce nel fat pressor di PSP e dopodiché il suo suono poi torna, dopodiché il segnale viene processato da un multiband, in questo caso che funziona da de-esser. L'altra parte del segnale rimane dry, quindi ho un sistema di compressione parallela sulla voce. Il segnale viene nuovamente fatto passare in modalità seriale, quindi risommato in questo caso, per finire in o in un altro tipo di riverbero, ad esempio il 2445, ma che ho in questo caso utilizzato nella mandata effetti in maniera parallela, o come vediamo appunto attraverso lo split 3 viene suddiviso nuovamente
nuovamente una parte dry ed una wet, dove ho applicato il Dead Thing, una sorta di chorus per allargare un po' l'ambiente della voce, ma sempre in modalità parallela. Il segnale viene nuovamente sommato, finisce nel deesser per poi andare nel master. Posso ovviamente spostare gli splitter e quindi creare altri sistemi modulari di effetti. Questo è un tipo di configurazione utilissima quando noi vogliamo creare un routing complesso all'interno dello stesso canale, un routing che normalmente richiederebbe un'enorme quantità di bus, oltre al fatto che lo splitter non solo funziona da suddivisione del segnale, in questo caso appunto in modalità normal, ma anche da channel split. Possiamo ad esempio, togliamo questo ed utilizziamo lo splitter che vediamo qui in fondo, processare la voce in modalità ad esempio MS. Quindi andiamo su channel split, quindi avremo il segnale left in questo caso suddiviso da right. Per lavorare in modalità MS dovremo inserire un plugin chiamato Mix Tool, che si trova all'interno di Studio One. Lo mettiamo prima dello splitter, lo configuriamo in modalità MS, quindi il segnale adesso passa all'interno del Mix Tool, viene suddiviso in mono e stereo, e lo splitter provvederà a suddividere il mono sulla parte sinistra e lo stereo sulla parte destra. In questo momento possiamo, ad esempio, prendiamo questo equalizzatore che non stiamo utilizzando e portarlo nella parte mono e quindi equalizzare il segnale mono, mentre la parte stereo rimane invariata, oppure sommare i due equalizzatori, oppure comprimere in maniera separata il segnale stereo dal segnale mono. Una volta finito dovremo riassemblare attraverso un secondo mix tool, che copiamo qui alla fine, la trasformazione MS per farlo tornare in modalità stereo. Chi fa mastering e chi utilizza il LADAW per creare dei routing estremamente complessi avrà già capito la potenzialità di questo sistema. Spegniamo le parti che non ci interessano e torniamo sulla nostra traccia di voce. Lo stesso principio viene più o meno applicato anche sugli instruments. Quindi, aprendo un multi instruments che troviamo all'interno della cartella instruments di Studio One, possiamo aggiungere diversi instruments all'interno del multi instruments. Quindi cliccando qui, caricare ad esempio una batteria, caricare un sintetizzatore, prendiamo per esempio quelli di Presonus, quindi il Maitai. Dopodiché aggiungiamo ad esempio un contact di Native Instruments, su cui caricheremo ad esempio una libreria di Spitfire, in questo caso di Albion. Abbiamo quindi tre strumenti contenuti nello stesso e che suoneranno contemporaneamente toccando la tastiera. La cosa comoda è che possiamo suddividere le ottave, per esempio la prima ottava funzionerà soltanto con la batteria, mentre la seconda e la terza potranno in base alle ottave funzionare in maniera indipendente o sovrapporsi in un punto. Questo ovviamente attraverso lo splitter può essere ampliato come discorso, quindi creare un suono che vada sia direttamente alla drum oppure venga splittato nel Maitai e nel contact, a cui possiamo aggiungere ad esempio un arpeggiatore da poter utilizzare soltanto sul Maitai, mentre sul contact ad esempio potremmo caricare un corder. Questi sono gli FX MIDI. Per quanto riguarda gli FX audio da applicare a questi instruments, una volta cliccato sullo strumento abbiamo direttamente a disposizione, allargando la finestra, la channel strip dello strumento stesso. Qui dentro possiamo quindi inserire i nostri plugin audio. Mettiamo per esempio un EQ, mentre sul Maitai possiamo applicare ad esempio un compressore. Ovviamente sia i plugin VST sia i plugin audio unit possono essere utilizzati contemporaneamente. Questo multi instruments ovviamente ci dà modo di suonare dal vivo una tastiera complessa sul canale, in questo caso sul canale MIDI 1. Nessuno ci vieta di creare un secondo multi instruments, in questo caso cliccando su Alt draghiamo, ne creiamo già una copia al volo che ricarichi esattamente le stesse configurazioni, su cui poter poi cambiare o gli instruments all'interno o le librerie, in questo caso di Kontakt. Messo sul canale MIDI 2, dal vivo sarà semplice poi switchare dalla tastiera ai canali MIDI per poter accedere direttamente ai multi instruments che abbiamo creato. Rimanendo nella configurazione mixer, possiamo vedere al volo alcune feature molto carine, quindi la possibilità di drag and drop dei plugin spostandoli, la possibilità di aprire quelli nativi di Studio One con un semplice click e poter visualizzare immediatamente i parametri di intervento all'interno del plugin. Possiamo toglierli in maniera rapida. Anche in questo caso sto sfruttando moltissimo il motore audio per poter lavorare in maniera comoda con tantissimi plugin negli insert di ogni gruppo. In questo caso abbiamo la voce 2, il coro, il basso, che passa attraverso un emulatore, ma le tracce interessanti sono quelle di chitarra, che andiamo ad aprire in questo caso, e che contengono ognuna un emulatore
aperto, quindi abbiamo guitar rig su alcune tracce, il TH2 in alcune tracce, in altre abbiamo utilizzato Amplitube con il Fab Filter Saturn, quindi stiamo utilizzando tantissimi emulatori di chitarra che stanno suonando sulle tracce, più tutti quelli che stanno nei bass, più quelli che stanno infine sulla parte finale. Togliamo il multitrack che non ci serve in questo momento. Andiamo a vedere che il totale della latenza che sta influenzando la DAW in questo momento è di 658 millisecondi, tantissima. Con il nostro performance monitor possiamo visualizzare immediatamente chi sta uccidendo letteralmente il processore. In questo caso troviamo i plugin della Vice che aggiungono ben 168 millisecondi, ne sto utilizzando 3 ad ogni sessione, l'N4 della Acoustic Audio che aggiunge i suoi 50 millisecondi, Battery che da solo utilizza 103 millisecondi e Additive Trigger che sta lavorando su alcune tracce di batteria retriggerate. Tornando nelle preferenze audio, abbiamo che il playing, in questo caso di tutto quello che abbiamo visto, lavora a 2048 samples, mentre l'audio device in ingresso lavora a 32 samples. Quindi suonando adesso la chitarra su una delle tracce avrò 1.6 millisecondi di ritardo, che praticamente è inavvertibile. Una delle ultime feature che ho mostrato durante il seminario è quella del progetto. Possiamo creare un nostro progetto mastering direttamente all'interno di Studio One per poter poi processare le song che stiamo missando e portare il mix all'interno del mastering. Siamo arrivati così alla sezione delle domande che furono fatte durante il seminario. Ne ho appuntata qualcuna e cercherò di rispondervi direttamente su questo tutorial. Una delle prime domande che mi è stata posta, soprattutto dagli utenti di Ableton Live, è come si comporta Studio One nella fase di stretching. Stretching audio di Studio One è uno dei migliori attualmente disponibili. Chi utilizza spesso questa feature è normalmente un utente loop based o sample based, che ama comporre con samples e loop già pronti per essere manipolati e costruiti. Studio One utilizza 3 tipi di algoritmi diversi di stretching in grado di rallentare o accelerare non solo il sample ma anche una traccia intera, legandola alla tempo track e permettendoci di creare accelerando, rallentando in maniera semplice anche su tracce di orchestra, dove l'algoritmo farà un lavoro eccellente. A differenza delle altre due, infatti, gli effetti di riverbero non vengono maltrattati, dandoci quella fastidiosa sensazione di sfarfallio. Proviamola su una song di Lucas Need che sto missando in questi giorni. La song parte a 128 bpm, legherò tutte le tracce audio a disposizione, quindi gli stems che vediamo qui nella song, all'algoritmo di stretching, quindi selezioniamo tutte le tracce, mettiamolo in time stretch. In questo caso cerchiamo di legare appunto il basso a un time stretch elastic monophonic. La batteria rimane su drums, crash, ok, rise, guitars lo mettiamo su direct formant, il pianoforte anche, i sintetizzatori ovviamente e le voci sul direct formant anch'esse, slegandole quindi dall'algoritmo di batteria. Andiamo in play. Ora, spostando il metronomo, esageriamo, portiamolo a 96, quindi quasi la metà del brano. Aspettiamo che lui esegua i calcoli e andiamo in play. In questo caso abbiamo anche bisogno di tantissimo processing in real time, quindi abbassiamo un pochino il buffer del calcolo dei segnali in ingresso, che in questo momento non ci occorrono. Quindi clicchiamo ok, andiamo in play. Sentiamo sui cori. Lo stretching è pazzesco. Sto esagerando, ovviamente. Sulle chitarre. Qualità eccellente. Stiamo quasi rallentando della metà, mantenendo il pitch. Il tutto in tempo reale, quindi l'algoritmo sta lavorando in tempo reale. Non abbiamo fatto un processing offline come saremmo stati costretti a fare su Pro Tools o su Cubase o su altre DAW. Riportiamo in modalità standard. Questo
Questo ovviamente può essere applicato a tutti i loop che vengono inseriti all'interno di Studio One. Nel processing in tempo reale, quindi, i suoi algoritmi di time stretching sono eccellenti, forse tra i migliori attualmente a disposizione. La seconda domanda è relativa al Beat Detect, ossia chi viene da Pro Tools sa che questo sistema ci permette di individuare i transienti all'interno di una traccia audio, poter poi trasformarla o in traccia MIDI o quantizzarla in maniera semplice e rapida. Su Studio One ho creato addirittura 3 tutorial su questo argomento, vi rimando sempre sul mio canale GGR Studios alla ricerca dei tutorial riguardanti il drum editing. Riguardo il freezing invece, ossia la possibilità di frizzare degli instruments, Studio One crea una sorta di bounce offline, che è più o meno quello che viene anche utilizzato sulle altre DAW, ma viene chiamato appunto freezing, che ci permette appunto di poter trasformare la traccia MIDI in traccia audio in maniera rapida per poterla poi ritrasformare in audio in un secondo momento. Qualcuno mi ha chiesto se altri utenti pro hanno scelto Studio One in questi anni. Come vi dicevo, l'imbeccata mi è stata data da alcuni utenti americani e soprattutto professionisti del settore che già utilizzavano Studio One dalla versione 2, trovandola estremamente flessibile e potente. Nel mio caso specifico, appunto, Fabrice Dupont, Luca Pretolesi ed altri utilizzano Studio One per le sessioni di mix e mastering, nonché l'arrangiamento vero e proprio, come vi ho fatto vedere all'inizio del seminario. Ovviamente l'aspetto più importante è quello del motore audio che ho ampiamente spiegato, il routing interno che ci dà possibilità di gestire i plugin in maniera completamente inedita e, cosa più importante, nelle fasi di mastering la gestione di files superiori ai 192 kHz. Ultimamente gli studi di mastering stanno lavorando con schede di interfacce in grado di gestire anche i 384 kHz o superiori come frequenza di campionamento. Mi è stato chiesto: posso importare song dalle altre DAW? Ovviamente non in maniera diretta, questo nessuna DAW lo fa. Io utilizzo il sistema di export del file MIDI direttamente, per esempio da Pro Tools. Il file MIDI si porta dietro non soltanto le tracce MIDI ma anche la tempo track. Dopodiché esporto gli stems da Pro Tools e li rimporto all'interno di Studio One per poter continuare il lavoro su una tempo track uguale a quella di Pro Tools. Posso staccare le finestre e metterle in un altro modulo? Certamente, ogni finestra è selezionabile e con la freccina diagonale può essere staccata e quindi in questo caso io la sposto su un monitor laterale e quindi ampliare lo spazio di lavoro in maniera rapida. L'ultima domanda era sui plugin. È possibile caricare tutti i tipi di plugin? In realtà sì, possiamo caricare sia le versioni VST2, VST3, sia Audio Unit nel caso di Mac OS X contemporaneamente all'interno dello stesso progetto. Spero che il riassunto di questo seminario vi sia stato utile. Vi rimando ad alcuni video di cui ho accennato all'interno del seminario e li trovate sotto nella descrizione di questo video. Sperando che vi sia stato utile, vi aspetto ai prossimi seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti vengono sempre affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!